Expo Venin Sud è anche un'occasione per incontrare amici appena incontrati a Venditalia 2015. È il caso di William Giannelli. Bentornato, William. Buongiorno a tutti qui da Catania. Buongiorno a te, Fabio. Caldo? Sì. Fa più caldo che a Milano. Sì, però va bene, per le bibite va bene. Ecco, per le bibite va bene. Esatto. E vorrei arrivare proprio a questo, perché in realtà ho visto molta più gente di quanto io stesso mi andassi ad attendere vicino alla postazione dove sono le tue macchine. Sì, anche qui stiamo avendo un buon successo, un riscontro di pubblico. Gente che comunque non aveva visto ancora la macchina, magari a Venditalia o in altre occasioni dove l'abbiamo presentata, qui c'è l'opportunità di presentargli il prodotto e farlo assaggiare, che è molto importante. Insomma, siamo capitati bene, oggi fa caldo, è un modo per poter dire proviamo una bevanda. No, scherzo naturalmente, perché voglio poi lasciarti far parlare con tutte le persone che sono qui a questa manifestazione catanese, dove nel frattempo stai presentando, ecco, facciamo un recall rispetto a Venditalia, stai presentando sia la macchina con, diciamo, semplice, con mobiletto, con la base, sia anche e soprattutto la versione che integra anche l'erogatore di caffè in cialde capsule, con il distributore che fa anche da base e il sistema di pagamento integrato. Esatto, principalmente le novità sono due: uno, l'abbinamento appunto al distributore automatico Baltum con una scheda integrata, abbiamo la possibilità di effettuare il pagamento dell'acqua, quindi questo è molto importante, è possibile impostare due prezzi diversi a seconda che sia l'acqua liscia o gasata. E l'altra cosa molto importante è il fatto che con questo abbinamento la macchina viene attivata unicamente dopo l'acquisto della capsula. Questo vale sia per le bibite del freddo che per il caffè. Quindi in ogni caso c'è una tutela del gestore. Certo, è stato sviluppato proprio in quest'ottica, quindi il gestore è garantito dal fatto che il caffè che viene consumato e le bibite che vengono consumate sono quelle che lui ha posizionato nel distributore automatico e non arrivano da altre fonti, diciamo. E io ne approfitto, visto che si è appena liberata la postazione, perché hanno per fortuna, ecco, ci spostiamo qui davanti e mostriamo proprio i due modelli. Facciamoli vedere. Sì, questa è una combinazione, diciamo, dove abbiamo un full service, quindi abbiamo sia la possibilità di vendere snack, bibite e caffè, nonché l'acqua. Abbiamo anche la possibilità, abbinandolo a una macchina come questa, di erogare bevande solubili, quindi cioccolata, caffè macchiati e così via. Quindi, diciamo, con questa combinazione andiamo a offrire un servizio pari a quello di due distributori automatici, quindi nelle locazioni dagli 8 alle 20-25 persone. Questa è la locazione ideale per risparmiare su un investimento e comunque garantire un servizio di qualità al consumatore finale. Mentre se facciamo un passo indietro, vediamo poi la macchina che è quella che ha avuto maggior successo anche nel corso della manifestazione Venditalia 2015. Esattamente, in questa configurazione che noi chiamiamo DS Full, all'interno del drink dispenser è integrato tutto ciò che io dico si può bere, quindi partiamo dall'acqua liscia e gasata, le bibite e bevande gasate, lisce e gasate, quindi abbiamo 11 gusti, fino al caffè. Il gruppo che c'è del caffè integrato è compatibile o Espresso Point oppure in un'altra versione con le compatibili in espresso. Anche in questo caso la macchina è collegata, può essere collegata elettronicamente al Baltum proprio per abilitare le erogazioni e gestire il pagamento dell'acqua. Oh, e ricordiamo che nel frattempo quello che vediamo qui sotto è un mobiletto della Elevent Baltum, montato invece su quest'altro mobiletto che è gemello in pratica di quello che vediamo a destra, c'è un sistema di pagamento. Per l'occasione abbiamo utilizzato quello della PayTech. Esattamente. Per esempio in questo caso, se noi andiamo a rimuovere la chiave dove c'è del credito, vediamo che rimane abilitata un'erogazione che era già stata abilitata prima. Se io invece voglio andare a erogare l'acqua liscia, mi chiede 10 centesimi. Questa è una cosa molto importante, perché gestire il pagamento dell'acqua di una macchina collegata alla rete idrica in genere prima veniva gestito con un canone, invece in questo modo può essere, diciamo, contabilizzato singola erogazione. Bene, avete ampliato nel frattempo anche i gusti o restano sempre solo, diciamo fra virgolette, solo gli 11 che avete presentato nella scorsa edizione? Allora, la gamma attualmente è di 11 prodotti, 6 a marchio San Benedetto e 5 a marchio nostro. Stiamo lavorando su 3 nuovi prodotti, abbiamo già fatto le prove di confezionamento, quindi possiamo dire quali sono. Avanzati sono la Tropicale,
la mela verde, e l'ananas e poi l'arancia rossa, quindi saranno quattro. Non vediamo l'ora di assaggiarli. Sì, no? Chi l'ha assaggiato in anteprima ci ha fatto già i complimenti, comunque la ricetta è di San Benedetto, quindi garanzia di qualità sul prodotto. Sì. Oh, e questo connubio con San Benedetto sta in qualche modo facilitando anche la visibilità di questo prodotto, che è di fatto un prodotto unico nel suo segmento? Vabbè, certamente, San Benedetto è leader nell'ambito dell'acqua minerale ed è uno dei maggiori player del mercato del beverage in Italia, per cui la riconoscibilità del marchio ha sia un riconoscimento dal punto di vista di qualità che insomma anche di innovazione, perché sono sempre stati un'azienda che ha innovato nell'ambito tecnologico, per cui è sicuramente un bel biglietto da visita per il progetto. Bene, e allora diciamo che casualmente noi ci troviamo a questo stand anche per dissetarci e testare in qualche modo. No, scherzo. William, grazie davvero, sei stato cortesissimo. Approfitteremo comunque quantomeno di una piccola dose di acqua frizzante erogata attraverso il vostro drink Spencer, che è di fatto il prodotto dell'anno in fatto di innovazione, tecnologia a disposizione del segmento di mercato di media portata per il vending, perché è utilizzabile e anche con profitto da piccoli medi gestori dal settore Horeca, e se i grossi gestori, parliamo delle grandi compagnie, ci fanno qualche ragionamento, certamente sarà ben utilizzabile con profitto anche da loro. Salutiamo gli amici di VendingTV.it. Un saluto a tutti qui da Catania e un grazie ancora a Fabio. Grazie William. Amici, noi proseguiamo, non prima di aver accettato un bicchiere d'acqua frizzante erogata naturalmente dal dispenser Drink Spencer. William Giannelli e Fabio Russo per VendingTV.it all'Expo Vending Sud 2015 a Catania.